Ciao! Il 7 luglio 2017, presto al mattino, viaggiai alla volta di Monsumano Terme, in provincia di Pisa, alla volta della clinica di Val di Nievole, laddove il dottor Baroni avrebbe eseguito un'accurata indagine tramite risonanza magnetica per diagnosticare, per esclusione, la miopatia degenerativa di ERA. Sono passati esattamente 3 anni dal verdetto infausto. Ho un ricordo indelebile nella mia anima delle sensazioni che ho provato fino all'anestesia totale. Piansi in maniera disperata a vederla spegnersi davanti ai miei occhi. Mano nella zampa, lei cercava il mio sguardo con un'incosciente paura e io mi sentivo di tradirla. Poi mi fecero uscire e basta. Avevo smesso di proteggerla. Nulla più era nelle mie possibilità. Ora era nelle mani di Dio. Ricordo che mi sedetti sotto l'ombra di un maestoso ulivo. Vi era un sole cocente, ma sotto e dentro l'albero filtravano i raggi fievoli e passava persino aria fresca, che portò via molta della mia preoccupazione e mi infuse coraggio. Qualsiasi cosa fosse successa o qualsiasi fosse stata la diagnosi, l'avremmo affrontata insieme, come abbiamo affrontato insieme i nostri viaggi, e il nostro affetto non sarebbe cambiato perché sarebbero mutate le condizioni. Oggi abbiamo superato ogni aspettativa di vita della mielopatia degenerativa. Non è un vanto, però è un orgoglio. È un orgoglio avere al mio fianco ERA, è un orgoglio aver superato i 3 anni. E dico una cosa, che amo gli alberi, perché sono la fonte della mia vita e mi rappresentano, ben radicati per terra, ma aspirano al cielo. Cosa voglio dire con questo? Che sicuramente sono stati 3 anni e mezzo molto impegnativi con la malattia di ERA. Voglio dire che nulla è stato semplice. Voglio dirvi che abbiamo cambiato ben 3 carrellini perché ho seguito ERA in tutta la sua malattia e allora abbiamo ottenuto circa 2 anni il carrellino della Medic Vet con le ruotine posteriori. E quel carrellino per noi è stato essenziale perché inizialmente era solo un ausilio per le 4 zampe. Poi abbiamo potuto montare i pedali, quindi lei ha potuto fare della fisioterapia passiva nonostante non utilizzasse più le sue zampette posteriori. Certamente l'anno scorso la situazione è degenerata e quindi abbiamo dovuto sostituire il carrellino con le 2 ruote a 4 ruote. E lei è sempre della Medic Vet. Io ho provato anche altri carrellini, ma non sono stati adeguati per seguire ERA. Il carrellino tetraplegico lo utilizzo tutt'oggi solo per tenere in sospensione ERA, in pratica per permetterle di stare anche un po' in piedi, perché oggi la malattia è davvero molto degenerata, ERA non utilizza neanche più le sue zampine anteriori, ma è ancora molto viva e attiva. E quindi ecco arrivato il terzo carrellino, che in realtà è un passeggino, lo vedete da tutti i nostri video e da tutte le nostre foto. ERA è ancora serena, è ancora felice e tutto questo andrà avanti finché lei non soffrirà, assolutamente. Io sono orgogliosa di averla portata fino qui e faccio questo video per dire che generalmente vengono dati da 6 mesi a 36 mesi di aspettativa di vita per un cane malato di mielopatia degenerativa dall'insorgenza dei sintomi. L'insorgenza dei sintomi per ERA sono iniziati a novembre del 2016, oggi siamo a luglio 2020. Abbiamo superato ampiamente ogni tipo di aspettativa di vita. Io sono felice così. Quindi, se avete un cane che è affetto da mielopatia degenerativa, ma non concepite
l'idea dell'eutanasia, sappiate che ci sono degli ausili e delle possibilità per andare avanti nella vita. Certo, non sarà facile emotivamente perché vedrete il vostro cane cambiare. Il cane non è più il cane che ci si aspetta, quello che ti fa le feste, ma sei tu che gli vai a fare le feste. Bisogna guardare un po' oltre. Io non vedo più il cane, ma vedo l'affetto. Quindi, se avete questo cane malato di miopatia degenerativa, avete le scelte nelle vostre mani: o accompagnarlo o lasciarlo andare. È una scelta personale e io ho fatto quella di accompagnarla fino alla fine e oggi siamo ancora qua. Ringrazio i nuovi iscritti, noi non sappiamo chi siano, io parlo al plurale perché comunque questo canale è di Era. Non sappiamo chi siano, sappiamo di non fare nessun tipo di informazione, ma è solo una nostra esperienza che noi portiamo avanti attraverso dei video e delle foto. Quindi vi saluto tutti, vi ringrazio e vi dico che la vita ci porta ad avere queste esperienze e possiamo scegliere noi se viverle in un modo o nell'altro, comunque sempre con il sorriso e con affetto. Vi ringrazio, vi saluto e forza e coraggio se avete un cane malato di miopatia degenerativa. Ciao a tutti!